Sottoscritta questa mattina a Palazzo San Giacomo un'intesa fra il Comune di Napoli, la Procura e la Soprintendenza Archeologica per irrobustire la tutela del patrimonio culturale cittadino. Obiettivo principale è il contrasto a tutte le attività che danneggiano o mettono in pericolo i manufatti artistici e di valore storico. In particolare saranno controllate le condizioni di utilizzo degli spazi pubblici di interesse culturale da parte dei privati. Un accordo di collaborazione che ci metterà in condizioni, e queste sono le finalità dell'accordo, da una parte per lavorare insieme sugli illeciti che vengono commessi sul patrimonio culturale, ma nello specifico rispetto al patrimonio culturale del Comune di attivare delle forme di collaborazione che in qualche modo consentano di conoscere lo stato di conservazione degli immobili di interesse culturale, di proprietà del Comune, e di pianificare insieme un piano di interventi di restauro, recupero e rifunzionalizzazione. Ci sono dei colleghi molto bravi, esperti ed appassionati, come Filippelli e come il collega Piscitelli, che sono qui quest'oggi, sono stati loro gli artefici, sono stati loro che hanno in questi mesi fatto la tessitura di questo protocollo assieme al Comune, assieme alla Soprintendenza. Quindi io penso che la Procura è pronta per dare una grande mano a questa città anche in questo campo, anche in questo settore. Il protocollo prevede anche una ricognizione dei beni artistici e storici sottoposti a sequestro per verificarne l'effettiva assegnazione. Già un caso che abbiamo applicato questo modo, un modello che è quello della stazione Bayard, dove abbiamo rimesso in ordine una questione che è molto confusa, che risaliva più di 30 anni fa. È fondamentale questo protocollo perché questo ci consentirà, insieme alla Procura, alle forze dell'ordine, alla Soprintendenza, di fare una mappatura di tanti beni culturali molto importanti che stanno nel centro storico della città e che sono di proprietà non chiara, di uso non chiaro, spesso abbandonati o utilizzati in maniera impropria, e quindi di recuperare pezzi di città importanti alla legalità, poi ovviamente anche alla riqualificazione, al recupero e al riuso.